Salve a tutti e bentrovati. Siamo giunti alla 27esima puntata di Gianni Lepre Incontra ed ancora una volta mi devo ripetere, abbiamo un ospite di prestigio, abbiamo Michele Sabino. Grazie. Imprenditore artigiano, una sartoria importante votata all'internazionalizzazione, quindi conosciuta in tutto il mondo, però ovviamente vorrei che Michele ci spiegasse, ci raccontasse più che spiegare, certo, la storia della sartoria Sabino, che è oggi alla quarta generazione. Grazie ovviamente per grazie a voi per avermi invitato, buongiorno a tutti. La nostra è un'azienda che è nata, una sartoria, una bottega artigiana che è nata nel 1928 a pochi passi da qui, a Piazza Arcangelo Scacchi. E mio nonno la fondò nel 1928, poi mio padre, noi, io e i miei fratelli, e da un annetto e mezzo, cioè la quarta generazione, mio figlio e probabilmente, spero, si aggiunga anche qualche altro nipote. La nostra è una bottega artigiana rivolta negli ultimi 22 anni, era rivolta più verso il mercato estero che il mercato interno, e noi abbiamo clienti un po', insomma, sparsi per il mondo, per il mondo, diciamo. Non mi veniva il termine, tra gli Stati Uniti, tra il Qatar, Medio Oriente, Inghilterra. Ma del resto poi il buon conduttore deve intervenire quando uno perde il filo, si inceppa. E comunque noi facciamo ancora, cerchiamo di mantenere ancora quella che era la tradizione sartoriale antica napoletana, insomma, abbiamo gli stessi procedimenti di lavorazione che faceva mio nonno nel 1928, logicamente adeguati alla tipologia di tessuto che rispetto a quella del 1928 è cambiata, i pesi sono scesi tantissimo rispetto all'epoca e quindi, insomma, anche le varie fasi di lavorazione si siamo adeguati. Quindi sicuramente in tutti questi anni, abbiamo detto 1928, si era praticamente subito dopo la prima guerra mondiale, sì. Avete attraversato naturalmente la guerra mondiale e quindi la seconda guerra mondiale, quindi momenti difficilissimi, sembra, tra le altre cose, non dico oggi perché quello che hanno sofferto i nostri genitori sicuramente noi non li abbiamo mai sofferti e si spera che in effetti mai li soffriremo, neanche le nostre future generazioni, quindi momenti difficili, ma raccontaci un poco com'è che oggi siete diventati quello, e questo lo dico io, non lo dici tu, quello che siete diventati, quindi i sacrifici attraverso i quali siete diventati oggi la sartoria Sabino rinomata in tutto il mondo. Grazie, sì, certamente. Diciamo che ritornando al discorso della guerra, diciamo c'è stato un piccolo stop perché mio nonno, quando partì per la guerra, poi morì in guerra, quindi la sartoria, fino a quando mio padre all'epoca aveva 6 mesi, tornando al discorso dei sacrifici, quindi mio padre non l'ha mai conosciuto il padre, però fatto 18 anni lui, insomma, decise di iniziò molto prima, perché all'epoca si iniziava a 10 anni, a 12 anni ad andare in bottega, mio padre ha iniziato addirittura a 8, mi raccontava. E quindi quando fece poi l'età, diventò maggiorenne, insomma, rilevò questa sartoria del padre, che, ripeto, non aveva mai conosciuto, quindi con enormi sacrifici, orfano di guerra, dopo la guerra, diciamo che la vera e propria sartoria Sabino è stata fondata da Pasquale Sabino, insomma, quello che poi l'ha portata ad essere quello che è adesso. Dal tuo papà, in effetti. Esattamente, da mio padre. E noi, insomma, nel nostro piccolo, io, mio fratello e mia sorella, stiamo proseguendo, ci siamo poi allargati a un mercato estero. Noi nel 2000 abbiamo iniziato a lavorare negli Stati Uniti, adesso diciamo che il mercato statunitense,
che poi quando parlo di Stati Uniti parlo solo della città di New York, attenzione, ci assorbe quasi il 50%. Prima del Covid assorbiva il 51% di tutta la nostra lavorazione. Quindi vuol dire che tutto sommato gli americani veramente Sì, apprezzano il devo dire la nostro verità, ci hanno dato. artigianato, in modo particolare la sartoria napoletana, ma voi fate anche soltanto vestiti o anche accessori, come devo dire, quindi camicie, cravatte e Assolutamente no. quant'altro. Solo. Giacche, pantaloni e cappotti, Beh, quello che faceva, quello che fanno in sartoria, perché poi quelli che quello è un fanno altro il mestiere, multibrand tu devi è perdonare la mia ignoranza in materia, un altro. Ne naturalmente sto facciamo, cercando di certo. approfondire No, ovviamente la conoscenza dei vari mestieri, perché come tu sai sono appassionato lo so, l'artigianato puro. puro, ma l'artigianato napoletano mi attrae moltissimo e devo dire tra le altre cose, ecco, proprio in questi giorni sono stato nominato presidente di commissione all'ordine dei dottori Complimenti. commerciali, soprattutto per seguire le problematiche delle Delle piccole e piccole e medie medie. imprese. Naturalmente cercheremo di dare risalto soprattutto a quello che è l'artigianato, ma soprattutto all'artigianato napoletano, alla napoletanità, a quello che Certo. noi possiamo con orgoglio dire possiamo rappresentare nel mondo, perché nel mondo il nostro artigianato è molto molto apprezzato e voi ne siete, diciamo, qua, Una oserei dire testimonianza. la massima espressione. Però Grazie. dobbiamo dire, ecco, veniamo fuori da un momento difficile per quanto Assolutamente. riguarda la pandemia, però c'è adesso la guerra, quindi c'è l'inflazione che galoppa, ci sono tanti tanti problemi. Ecco, dal punto di vista del vostro lavoro, che cosa significa tutto questo? Quali sono praticamente le difficoltà che voi state, come devo dire, a cui state andando incontro e che cosa, ecco, anche in un certo senso cosa vi aspettate poi dalle istituzioni, visto che comunque le istituzioni, io questo lo dico spesso, devono capire che abbandonare le imprese al proprio destino significa abbandonare, significa creare tante difficoltà sociali, significa creare disoccupazione, poi addirittura, come devo dire, il male peggiore del rimedio, Del e quindi i rimedio. costi sociali diventerebbero di gran lunga maggiore. Ecco, quindi spiegami un poco quali sono le difficoltà e che cosa ti aspetti dalle istituzioni. Allora, iniziamo prima dalle difficoltà, perché Sì. quello che mi aspetto dalle istituzioni è molto semplice e breve, ma iniziamo prima dalle difficoltà, che è più complicato. Le difficoltà che noi ora incontriamo e abbiamo incontrato subito dopo la pandemia è stata quella di raggiungere i nostri clienti proprio fisicamente, perché tutti i paesi sono stati chiusi per diverso tempo durante la pandemia e quindi noi che facciamo un lavoro dove noi, il SART con la vendita online non può fare niente, quindi noi dobbiamo raggiungere il cliente, fargli scegliere i tessuti, farglieli toccare, suggerirgli come gli stanno, fare le prove, cosa Le fondamentale. misure, le Le misure cosiddette misure. non si possono fare online a Online. distanza con Skype. Quindi voglio dire, quindi, oggettivamente il primo problema era questo. Ringraziando Dio è stato superato perché adesso la maggior parte dei paesi ha aperto le frontiere, quindi si possono raggiungere tutti i clienti. Io la Voi il settimana mercato russo non l'avete mai servito? Per un periodo sì, per un periodo di circa 3 anni, abbiamo chiuso però, cioè ci lavoriamo poco, sono 2 o 3 anni a questa parte che non ci lavoravamo, per fortuna, avevamo insomma, Beh, questo è stato è un stato fatto, diciamo, molto. molto positivo, perché chi prevalentemente si rivolge al mercato Eh sì, russo in purtroppo oggi questo è momento. in grave difficoltà, quindi bisognerebbe che le nostre istituzioni, prima ancora di pensare, ecco, di creare
problemi, quindi di bloccare, diciamo, le Spedizioni. forniture verso determinati paesi, dovrebbero però pensare anche alla difficoltà, non solo che creano al paese che deve ricevere, diciamo, I nostri i prodotti. nostri prodotti, ma io mi rado di una mano a me in questo caso. Vabbè, uno e uno. Allora, stavamo dicendo, quindi va bene, purtroppo bisognerebbe pensare a tutto questo o almeno provvedere, perché ci sono delle aziende che sono state costrette a chiudere perché tenevano le commesse pronte e non le hanno potute consegnare. Ma comunque poi Ho potuto andiamo consegnare alcuni avanti. che hanno consegnato e non hanno potuto incassare perché hanno bloccato anche i pagamenti, E tutto insomma, questo è molto grave, si ritorce assolutamente. anche forse soprattutto Le contro di piccole, noi. certo, le piccole e medie imprese artigiane. No, noi per fortuna questo mercato lo serviamo poco, lo servivamo poco e quindi sotto questo punto di vista siamo stati abbastanza fortunati. Però diciamo oggi attualmente il problema che c'è dovuto, credo, a causa della guerra è sull'approvvigionamento dei tessuti oggi, insomma, tutto quello che arriva che è legato al petrolio, al trasporto, aumenti incredibili e ritardi in consegne che non finiscono mai. Quindi questa è un'ulteriore Assolutamente, questa è difficoltà che un'ulteriore comunque, pur difficoltà. non avendo a che fare con la Russia, È comunque sono legata a tutta la difficoltà a cui situazione, oltretutto tutti certo, quanti stanno andando assolutamente sì, incontro a questa assolutamente cosa. Tra le altre cose, oggi la benzina, il diesel ha superato ma molto i due. abbondantemente i 2 euro, e quindi ovviamente tutto questo crea grave difficoltà alle nostre imprese. Assolutamente. Però il tempo corre e ti voglio fare una domanda a cui tengo molto, perché in effetti l'artigianato di eccellenza nostrano, che è rinomato in tutto il mondo, il Made in Italy è apprezzato, ecco, oserei dire a dismisura da tutti, però noi purtroppo, attraverso il fatto che è quasi impossibile assumere apprendisti, costano troppo, ci sono le difficoltà nel cambio generazionale, e quindi questo che cosa poi può portare? Può portare che al fatto che il nostro artigianato di eccellenza tra 20 anni probabilmente Sparirà. non esisterà più. Quindi come devo dire, è una specie di lavaggio di cervello che cerco di fare continuamente alle nostre istituzioni per far capire l'importanza del cambio generazionale. Ecco, voi azienda Sabino, come state affrontando tutto questo? A parte che tu hai tuo figlio che da poco, però Sì. a parte, diciamo, il rapporto padre e figlio, insegnare ad un giovane è diventato oltremodo difficoltoso. Allora, noi lo consideriamo un fattore principale, il fatto di poter addestrare le nuove leve e sostituire quelle che prima o poi andranno in pensione, anche perché da noi lavorano anche qualcuno che già, insomma, sarebbe dovuto andare in pensione, però purtroppo ci serve e quindi è un fattore primario. Noi fino a prima del Covid ogni 2 anni assumevamo un ragazzo a contratto di formazione come apprendista e lo formavamo ogni 2 anni, qualcuno rimaneva, qualcuno se ne andava prima perché magari decideva che non era il mestiere che faceva per Non lui, faceva per lui. può succedere, perché il nostro mestiere è un mestiere che oltre ad avere delle capacità devi essere proprio portato, ce lo devi avere dentro, quindi noi ogni 2 anni assumavamo un ragazzo giovane, 25, 24, 26 anni, insomma, che aveva lo spirito e la voglia di imparare, insomma, il mestiere e lo formavamo. Quelli più bravi ce li tenevamo. Abbiamo sospeso questa cosa e la riprenderemo a breve, a settembre, perché per il Covid, per la guerra, ma adesso, insomma, abbiamo deciso di continuare a fare perché è la linfa vitale. Il nostro lavoro è un lavoro artigianale.
E tu mi Se non si tramanda, dicevi, si perde, finisce, si spegne. a È una candela. microfoni spenti, in effetti, che tuo padre sentiva talmente la passione, oltre che per la sartoria, ma a trasmettere la propria passione, la propria arte ai giovani, che per formare una scuola si vendette una casa. Sì, Vorrei che questo mio padre ovviamente lo raccontassi tu. con piacere ed orgoglio, perché mio padre è stato uno dei primi a capire che l'ha capito nell'88, noi nell'89 mio padre vendette un appartamento che noi nelle istituzioni, che diceva prima, non ci abbiamo mai creduto e non abbiamo mai chiesto aiuto, Non contate sulle istituzioni, nella e maniera più forse assoluta, non è nella maniera più sbagliato. assoluta, nella maniera più assoluta. Quindi mio padre vendette questo appartamento di proprietà, pensi che per un artigiano che ha sudato una vita intera per comprarsi un appartamento, lo vendette e mise questi soldi in gioco e aprimmo una scuola a Tavernanova nel 1989, novembre 1989. Assumemmo 15 ragazzi, tra ragazzi e ragazze, e 5 di questi, che all'epoca assumemmo, sono ancora assunti nella nostra E azienda. quindi questo ovviamente ha un valore, tutto questo ha un valore enorme, dobbiamo dire, a parte, diciamo, Quando come devo nessuno ha dire, il mai pensato. significato di una persona che si sacrifica, come devo dire, Quello che ha accumulato dal una vita proprio, intera. nei sacrifici di una vita, pur di trasmettere la propria arte ai giovani. Però poi tant'è, dobbiamo dirlo, che con la confraternita dei sartori, di cui tu Faccio sei parte. consigliere, stiamo istituendo il premio Pasquale Sambino, proprio per dare lustro alla Grazie. figura ovviamente del tuo papà, ma anche per far capire ai giovani che ci sono persone che veramente ci credono, hanno creduto e quindi possono anche loro fare, come devo dire, la stessa cosa, anche se Assolutamente. devo dire il gesto di tuo padre non è un No, gesto da tutti per un nel modo più artigiano, assoluto. no, per un Però artigiano in le posso chiusura, garantire ecco, di no. noi il tempo è trascorso, vorrei che tu un pensiero finale su questa cosa del cambio generazionale, Il vorrei. cambio generazionale è sempre un passaggio delicatissimo. Io l'ho vissuto sulla mia pelle perché quando mio padre, diciamo, decise, mio padre è finito 2 anni fa, però decise di tirare i remi in barca qualche anno prima, e i cambi generazionali sono sempre difficili, però sono vitali per un'azienda. Perché io me ne sto accorgendo ora che mio figlio è 1 anno e mezzo che lavora con noi. Le proposte che ti fa un ragazzo giovane, sono cose che tu non, con la tua età non ci arrivi, col tuo bagaglio di esperienza non ci arrivi a capire, come devo dire, hanno No, hanno una una visione visione più diversa, ma io lo aperta vedo che anche io nell'ambito del esatto. mio studio con mia figlia, spesso parliamo, spesso Non mi ci veniva il incontriamo, termine. spesso ci Non scontriamo, creiamo, però esatto. anche nel momento in cui mi scontro mi rendo conto che a volte ha più ragione lei che io, Esatto. perché poi sono io, ecco, bisogna adeguarsi ai tempi moderni, tanto per intenderci. L'intelligenza del cambio generazionale la si deve avere da parte della nuova generazione e anche della vecchia generazione a fare un passo indietro e Ma del fare avanti. resto poi Come lo c'è fece mio padre con me, io lo farò quando sarà il momento anche con mio figlio. ovviamente parliamo di cambio generazionale, non soltanto quello tra padre e figlio, tra nonno e nipote e così via, nel cambio generazionale anche nei giovani, a dover trasmettere a questi giovani Certo. l'arte, perché poi l'hai detto tu un attimo fa. I vecchi purtroppo andranno via, dovranno andare via, e se non subentreranno ad essi i giovani, Certo, purtroppo l'arte finirà. si perde, Ma ahimè, il tempo è è finita. passato, abbiamo anche sforato. Io ti ringrazio per aver Grazie a voi per accettato avermi il invitato. nostro invito e ovviamente ci aspetteremo in una prossima volta Quando volete, sono a una vostra tua disposizione. ulteriore partecipazione alla Grazie. nostra trasmissione. Grazie. Grazie a voi.